Questi, signori miei, è la quantità di zucchero ingerita in un mese. Cazzo, tantissima! Buondì! Oggi vi voglio spiegare e raccontare la sfida che ho avuto nell'ultimo mese. Vi voglio... C'ho il fiatone. Ho combattuto una dipendenza che abbiamo tutti. La dipendenza da zucchero. È un problema molto diffuso e molto sottovalutato. Allora, premessa, io non sto dicendo che lo zucchero fa male. E che ne abusiamo e lo mettiamo veramente ovunque. E allora la mia è una semplice sfida per poter controllare le proprie dipendenze e saper dir di no. È sempre un esercizio utile sulla propria determinazione. È un consiglio che vi do. Potete provare, me lo scrivete nei commenti, me lo dite dove vi pare. Allora, vi leggo questa cosa qua che ho stampato perché sinceramente volevo impararla a memoria, ma... Non ce la posso fare. Qua spiega come funziona la dipendenza da zucchero. Il consumo degli zuccheri scatena la produzione di alcuni oppidi endogeni del nostro sistema nervoso, facilmente collegabili alla ben nota sensazione di appagamento generata dai consumi di cibi dolci. Gli ormoni e neurotrasmettitori così attivati sono esattamente gli stessi messi in moto da molte droghe piuttosto note, come il sesso. In poche parole, siamo dei tossici. Questa parte qua è figa. Una lista degli effetti negativi della dipendenza da zucchero. Mancanza di cromo, aumento dei trigliceridi. Allora, provoca disturbi come emicrania, problemi al tratto gastrointestinale. Quindi, voi direte, ma che sarà? Ma che cosa vuoi che sia? È facile. Beh, vuol dire niente dolci, merendine, vino, birra, alcune birre, cioccolato, cocktail e dolcificanti. Quindi... Vuol dire che anche la roba con scritto zero zucchero non puoi berla perché ha dei dolcificanti. Come stevia, fruttosio, miele, vari sciroppi, oppure il saccarosio, aspartame, saccarina, poi altri nomi strani che non ho scritto ma non so neanche leggere. Sinceramente, è stata dura. Io non sono una persona che mangia tanti zuccheri. Ho piccole abitudini, normalissime. Però, già con queste piccole abitudini mi ha dato dei problemi. Ammetto che la prima volta... Ho fallito dopo una settimana. Era la mattina in cui siamo andati a Firenze con Alessio e siccome siamo arrivati prima in stazione, abbiamo deciso di andare a fare colazione. Ho preso una spremuta e ho mangiato un cornetto, ma il cornetto io non ci avevo neanche fatto caso. Per dirvi, io non me ne sono neanche accorto la mattina. Io me ne ero accorto il pomeriggio quando ero a Firenze. Quindi, siccome la dovevo ricominciare la sera, sono andato a ballare, ho bevuto e ho ricominciato la domenica. Dopo, per tutto il mese, sono stato molto molto più attento alle cose che mangiavo, quindi bisognava stare attenti anche d'abitudine. A mangiare delle cose dolci. Alcune cose le stavo per mangiare, ma non me ne accorgevo neanche. Mi hanno preparato le piadine, ma... Ah, Crepe. scusa, E non mi rispondere con questa faccia. L'unico modo è mangiarla con una banana. Ah, così. Allora. Mamma, quanto fai schifo. Allora, la prima abitudine che ho dovuto eliminare è stato togliere lo zucchero del caffè al mattino ed era imbevibile, non riuscivo, a me personalmente non piace, c'è chi lo beve senza zucchero, ma a me non piace per niente. Io bevo il caffè latte da quando vado alle elementari, quindi per me è stato schifoso. Poi anche il caffè in ufficio. Il caffè senza zucchero fa schifo. Mi rimane solo questo. Quindi sono arrivato a quasi non bere più il caffè perché mi faceva talmente tanto schifo che ho ridotto anche il numero di caffè. I primi 2 giorni sono stati stancantissimi, ero molto molto stanco la sera. Mi ero accorto che ero proprio stanco. Dopo i 2 giorni ho iniziato a prendere un attimo il ritmo. Però sentivo un sacco di voglia. Sono abituato, dopo pranzo, dopo cena, mi piace mangiare un cioccolatino, proprio qualcosina di dolce. Basta, non ho altre abitudini. A parte il venerdì sera, il sabato sera, che si bevono dei cocktail. Dico dei perché... Perché dai, cioè... No. Sì! Siamo sinceri. Mamma, non guardare questo video. Se ne beve 2 di medio per stare leggero. Cioè, e dopo 2 settimane ho iniziato a prendere completamente il ritmo. Ormai avevo preso l'abitudine. Quindi comunque non sentivo più la voglia. Vedevo anche mia sorella che cucinava delle torte. L'aiutavo. Dopo 3 settimane ho scoperto che la birra potevo berla. Però, siccome mancava una settimana, ho detto, guarda, faccio sia... Un mese senza alcol e senza zucchero. Cioè, quindi proprio puro. A metà di questa sfida qua è subentrata la quarantena. Siamo stati tutti obbligati a stare in casa. A stare in casa la tentazione era alta perché non sai cosa fare, mangi, spilucchi. Mangiavo del salame perché... Quindi la situazione era un po'...
togliermi la voglia del dolce, mangiavo frutta, ma tantissimo, ho mangiato una marea di frutta. Il che fa bene, quindi comunque è consigliato. Cioè, era impressionante, ogni fine pranzo, cena, mangiavo della frutta. Io ho finito la sfida il 22 marzo, che era il compleanno di mia... Anna! 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 Compi gli anni il 22 marzo! Sì! Ok, io ho finito la sfida il 22 marzo, che era il compleanno di mia sorella. Le ho preparato la colazione, le ho preparato le crepe, quindi me ne sono preparato una anch'io. E niente, la prima cosa che ho mangiato quindi è stata una crepe con la Nutella. Questa è la prima cosa dolce che mangio dopo un mese senza zuccheri. La sento un sacco dolce, ma tantissimo. È quasi fastidioso. A primo impatto il gusto era, sentivo le cose tanto dolci, cioè molto dolci. E anche nel caffè latte, per esempio, l'ho preso come abitudine, ho eliminato lo zucchero. Ho eliminato lo zucchero in alcune cose, quindi ci sto un po' più attento. Perché è proprio l'abusarne il problema. Io una sfida che vi consiglio di fare, perché è una sfida salutare. Ah, un'altra cosa che mi sono scordato di dire, volevo dire che questo video qua ne ho visti altri su internet. Ce ne sono tantissimi, fatti molto meglio, fatti molto più scientifici. Io ho semplicemente spiegato e raccontato la sfida che mi sono posto, quindi non ho copiato nessuno. Ci sono altri video, ognuno li ha fatti a suo modo, più scientifici di altri. Il mio è il più inutile, quindi basta, ciao.